Vieni qua la luce. Ma non c'è luce. Lo so, è per quello, è misterioso. Ah. No, Sono brutti. no, no. Lui è Matteo. Lui è Ah, nuovo. ah, ok, Ciao. immagino. Sa che non si può filmare dentro il supermercato? Se vuole la denuncio. No, no, grazie. La concorrenza. Siamo al parco a fare il picnic come ai tempi d'oro. C'è tutta una discussione in atto su questo palazzo. Io non mi sono fatto una chiara opinione sul fatto se sia bello o brutto, però al momento lo sto difendendo perché chi lo critica dice non c'entra niente questo palazzo in un parco. Quindi cosa vuol dire? Che un bel palazzo in un parco. Cos'è? Gli devi fare tipo la chioma sopra? Come i disegni dei bambini? No? No, non credo. Cioè, qual è il palazzo che c'entra in un parco? Come deve essere un palazzo per c'entrare in un parco? Non sto parlando da solo. Compagnia della camera la nostra, sono soprattutto sicuro. perché la camera non parla con noi, pensa di essere migliore di noi. Beh, è ancora un po' Secondo Oliver Twist. però un po' Oliver Twist in questo senso. Ma dove l'avete trovato? Io un pomeriggio stavo portando a spasso il cane di mia mamma dalle frasche, è spuntato lui che all'epoca aveva 6-7 mesi, spelacchiato e con gli occhioni Ti sei e voleva commosso. giocare con l'altro cane, a un certo punto dovevamo tornare indietro e questo continuava a seguirci, ci ha seguito fino a casa, molto entusiasmo, no? Come se, cioè solo poi ho capito che lo faceva con tutti, io mi sentivo speciale. E io avevo il cancello semiaperto e l'altro cane era già entrato dentro, l'ho guardato, mi ha guardata e io gli ho detto, beh, che dobbiamo fare? Ed entra, wow, Oh, che bello. amore. Sono le gang rivali, capito? Eh sì, è decisamente Mara. Abbiamo l'anteprima per il video, mi sa. Nice. Ok, adesso andiamo al Penny a comprare o il gelato o la birra. O entrambe le cose. E poi qual è il titolo clickbait? Sono andato al Penny e non immaginerete cosa ho trovato. Oh, abbiamo un ospite nel vlog oggi, è famosa, però ve la voglio presentare. Si chiama Chiara. Ok, niente birra. Il Liuk è il mio gelato preferito e inoltre è il gelato perfetto dopo che si è mangiato, perché c'è il limone che qui ti pulisce il palato e poi c'è la liquirizia e quindi siamo tutti qua a mangiare il Liuk. Perché non stai mangiando il Liuk? Ma ti piace però il Liuk? Ti piace il Liuk? Sì. Lei è Mara e praticamente lei mette i tacchi quando va sulla bicicletta, così la gente le fa domande tipo ma come fai a usare la bici con i tacchi? E lei può rispondere tipo ah, quality content. Due nuovi personaggi. Ci voleva anche ciò, però ci sta portando. Praticamente ogni scatola c'ha 6 gelati e siamo in 4 e non mi è mai capitato in tutta la mia vita di mangiare 2 Liuk di seguito. Questo sì che è quality content. Devo dire che il secondo è meglio del primo perché c'hai tutta la bocca impastata dalla liquirizia e poi arriva il limone e la pulisce. Sette sì. Eliminato di nuovo. Wow! Sandra. Sei scarso. Scarsissimo. Cosa hai detto? Non ti vedo. Cos'è? Ti ho vinto! E non sono per nulla una che ci tiene a vincere. Ma si vede, è agguerrita. Una volta ho vinto io. Sì. Hai vinto? Una volta sì.
forse era la prima volta che vincevo in 25. In tutta la vita. Tutta la vita, sì. Quanto sarà utile questo video? Niente! Non è utile niente, questo lavoro è inutile. Adesso questo è il picco del prossimo video. Si è lamentato. Si è lamentato. Avete visto internet? Motta si è lamentato. Ciao. Sono lui Mara. È Pier. Mara! Lui è Mara. Mara Maionchi. Mara Maionchi. Mara Maionchi approva questo vlog. Sì. Perché così tutti potranno guardarmi e capire quanto sono figo. Esistono tante macchine belle, ma la Panda è qualcosa di più. Solo una volta tornato a casa mi sono reso conto che Mara Maionchi aveva risolto non uno, ma ben due indizi della caccia al tesoro. Io adesso creerò un modello 3D di Mara Maionchi. Buonasera Mara Maionchi, ascolta, ti devo chiedere un favore. C'è un altro modo per chiamarti, perché se dico Mara poi ti confondono con... Esatto, Cicciobello. Va benissimo, dai, ok, facciamo Cicciobello. Questa zucchina qui ha chiesto e ottenuto l'accesso a Meta Human. Cioè ci somiglia, però le orecchie ci somigliano, gli occhi ci somigliano. Cosa sto sbagliando? Ecco. Cicciobello, questo lo potrai inserire in un bel po' di programmi di grafica 3D, animarlo, fare quello che vuoi.